interessa più da vicino, e magari ecco, chiedo all'autore se si può soffermare di più su questo, è la dominazione normanna nel sud e in Calabria in particolare. Pensate che l'Aspromonte, purtroppo oggi noto alle cronache per tristi eventi, era il confine più a sud del regno dei Normanni, e non a caso i Normanni vennero qui perché era un balcone sul Mediterraneo, quindi un punto strategico che consentì però anche al sud, grazie alla dominazione normanna, di recitare un ruolo da protagonista in chiave antislamica e dunque per dare stabilità a tutto l'impero. L'Aspromonte, e questo è un ultimo spunto che voglio dare all'autore, tenne anche a battesimo la famosa canzone d'Aspromonte. Sulla scia della tradizione carolingia volle esaltare, quindi un poema epico, la grandezza dei Normanni, i quali si consideravano eredi di Carlo Magno. Tutto questo avveniva nell'undicesimo e dodicesimo secolo, quando il sud era l'Italia e quando il sud era punto di riferimento della politica europea. Grazie. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio Angelo De Faccia che mi ha portato, mi ha riportato alla mia patria, ringrazio un pochino l'editore, chi ci ospita stasera, ma un ringraziamento particolare è dovuto alla dottoressa Anna Maria Reggio, perché è riuscita a fare la più bella presentazione perché ha capito lo spirito del libro, lo spirito dell'autore, incorniciandolo in quel magnifico calendoscopio che era l'animo e la civiltà normanna. Brava, dottore. La direi, se mette dopo per iscritto quello che ha detto, che glielo pubblichiamo insieme alla seconda edizione del libro che già è finito. Molte cose simili, ma lei con un garbo tutto femminile ed una precisione quasi normanna, ha evidenziato il nocciolo del libro, il nocciolo di 50 anni di fatica del sottoscritto che, essendo medico ed essendo abituato alle evidenze, io sono stato uno tra i primari più giovani della Calabria, sono stato in un ospedale pubblico per 15 anni al Pugliese e poi sono stato all'Università di Germaneto per altri 25 anni come direttore dell'unica unità operativa di patologia che c'era in Calabria, una delle poche d'Italia. Pensate che io lavoravo dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera, producendo circa 4 miliardi e mezzo l'anno, non per me, per la mia università, e che era una delle produttività, producevo da solo quanto tutta l'università messa insieme. Questi sono dati, e i numeri sono testardi. Sono bellissime, così come bellissima è stata la relazione di questa dottoressa Reggio che si è presentata da sola con un'intelligenza e una profondità inimmaginabili che la nostra terra sa dare, la nostra terra greco-normanna sa dare. Se voi mi date un tre quarti d'ora vi farò conoscere per davvero l'anima vostra, l'anima di questa terra. La prima presentazione, nonostante altri inviti, io l'ho dovuto fare per affetto, per amicizia, per contiguità alla mia università di Germania. È venuto il professore De Leo, professore di storia ordinaria all'università di Cosenza, è venuto il professore Arrera, professore di storia medievale all'università di Catanzaro. Hanno fatto delle bellissime prolusioni, hanno fatto bellissime presentazioni, ma mai così profonde. Perché l'animo femminile ha qualcosa in più,
signori uomini, mettetevi in testa, hanno qualcosa in più. Arrivo. Allora, perché mi sono imbarcato in 50 anni della mia vita, nonostante io lavoravo, come vi ho detto, non vi ho portato le cifre per dirvi delle cifre, farvi dei numeri, per dire quanto il sottoscritto ha lavorato, perché partivo dalle 7 e mi ritiravo alle 8 di sera a casa, con i miei pazienti di tutta la Calabria, molti di Veneto, di Reggio, venivano di Napoli, da Napoli, Messina, Palermo. Io trovavo il tempo. Ho passato tutte le mie vacanze con la professoressa Samar, attuale mia moglie, a girare per l'Europa, traducendo l'inglese io, il francese lei, e poi quando siamo rifiniti a Palermo, ritraducendo il greco e il latino bizantino, ma quando siamo arrivati all'arabo, perché molto la lingua ufficiale, quando c'era il regno di Palermo era l'arabo, ci siamo dovuti fermare. E lì le amicizie dei colleghi di Palermo mi hanno messo in contatto con dei traduttori arabi che mi hanno aiutato moltissimo a tenere fuori dalla polvere del tempo e delle dimenticanze dei documenti brillantissimi e inediti. Quindi sono particolarmente lieto di poter presentare a voi tutti questo volume. Sapete perché leggo? Perché Cesare, su Giubicone, portato dalla memoria della riflessione, passò a Giubicone e dichiarò la guerra. Io per evitare, perché non abbiamo un tempo limitato, di passare il Giubicone, portato dalla memoria delle mie riflessioni storiche, mi sono imposto un tempo e quindi leggo. Quindi sono particolarmente lieto di poter presentare questo volume sull'affascinante storia dei Normanni, popolo d'Europa, così ricca di tematiche vecchie e nuove e recenti, di grande spessore culturale ed etico. Non siete qua per celebrare qualcosa di vecchio e di stantio, siete qua per celebrare ancora l'animo umano, la storia dell'uomo che è vivo benissimo dopo mille anni, gli stessi problemi di mille anni fa o ancora ci sono oggi, non risolti. I Normanni ci avevano provato e molti di questi problemi li avevano risolti. E l'identità culturale non è una moderna concezione della politica, delle leggi e delle loro applicazioni. Perché i Normanni non solo facevano le leggi, ma li inseguivano fino alla loro realizzazione. Non facevano atti onanistici di scrivere le leggi come fanno i nostri rappresentanti politici. Inseguivano le leggi per vedere nella loro esplicazione applicativa che cosa succedeva e la correggevano e la miglioravano. Delle capacità amministrative di governo in pace e in guerra e soprattutto in un straordinario sistema di civiltà, la famosa coinè arabo-normanna, tesa al rispetto della persona e alla crescita del bene comune, al di sopra delle differenze etniche, razziali e religiose. Quanto sia importante la civiltà normanna e anche su quanto su questi ultimi importanti argomenti che noi vediamo oggi, l'eccellenza della civiltà normanna risplende in tutta la sua luce, allorquando, dopo circa mille anni, noi ancora siamo costretti a registrare nella nostra civiltà cosiddetta globalizzata, che vengono brutalmente eseguiti massacri di intere popolazioni inermi e decapitati esseri umani a causa di differenze etniche, razziali, religiose e anche di genere. E come se il tempo, dopo mille anni, invece di migliorare, fossimo tutti quanti regrediti. Ecco perché vanno riscoperti questi Normanni. Avevano un'anima, una chiarezza di intendimenti, una possanza fisica che derivava dalla loro condizione, dalla loro forza intellettiva e psicologica. Per la storia e non per vanità. Certo, chiamarmi a Benavoli mi ha favorito, perché come la monaca di Monza, io da bambino, come la monaca di Monza aveva la bambola, io da bambino avevo i libri antichi che mio padre, nel trasferirsi da San Lorenzo a Palma, dove io sono nato, aveva portato con sé. Io mi ritrovo ancora con delle opere
che in pochissime biblioteche hanno in Italia, l'opera originale di Guglielmo Pugliese, che è scritta in latino e in greco e poi tradotta in francese antico, molte pagine di Oderigo Vitale, i libri interi di Amato di Montecassino e giù di lì con tanta, però io l'avevo così da ragazzo, mi appassionava. E quando mio padre, però adesso lo vedete senza capelli e via dicendo, ero piuttosto discolo, mi rincorrevo perché combinavo delle cose che non potevo fare, mi diceva: brutto dragotto, se ti prendo da giusto. Questo mi aiutò molto, perché nessuno, non solo gli Avenelle, gli Abenavoli di San Lorenzo, dove fu l'ultima sede nostra, ma neanche gli storici riuscivano a capire la nostra derivazione dai Drangoti. Avenel Drangot era la casa, a un certo punto, ufficiale dei duchi di Normandia, che siccome un Drangot uccise l'altro cugino per motivi di successione, furono costretti all'Ullarch-Ducale a venire nell'Italia meridionale. Però manca, gli storici l'hanno scritto, perché dal 1000, secolo X, secolo XI, secolo XII incominciavano a scrivere, non c'erano le biblioteche, non c'erano gli archivi, c'era in qualche famiglia qualche cosa, molto c'era nelle abbazie e molto era dovuto ai poveri monaci che tra un bicchiere e l'altro, quando faceva freddo dovevano bere, tra un errore ortografico e l'altro, riuscivano a tramandarci la storia di quell'epoca. Poi ci furono gli archivi angioini che incominciarono col sostituire la storia 1200 anni prima, perché non era scritta, saltando interi capitoli. Questo di cui parlo io era un capitolo saltato. Quando io mi accorsi che mancava un pezzo di storia nella storia d'Europa e nella storia dell'Italia, ho cercato di documentarmi con molta umiltà, perché io non pensavo mai di riuscire a documentarmi, perché tutto quello che ho detto, essendo io figlio della medicina e delle evidenze, è tutto non documentato, super documentato. Il professore D'Alevo, ordinario di storia medievale e moderna all'Università di Cosenza, mi ha detto: io non avrei potuto mai scrivere questo libro, perché 50 anni di documentazione io non avrei mai potuto farlo, pensare di farlo. Quindi per la storia, non per vanità. Il convincimento di poter portare un contributo, anche modesto, per meglio intendere e capire le complesse civiltà dei Normanni, sono contento che dopo l'università, dove io ho lavorato per 25 anni, dove ho diretto un servizio con grande onore, vi presento a voi Terra di San Lorenzo, perché come sapete Merito Portosalvo era un casale di San Lorenzo, anticamente parlando. Oggi purtroppo non c'è neanche un sindaco, perché sono commissariati, ma il nostro buon Beface mi ha portato sulla giusta via. Allora, la complessa civiltà dei Normanni nell'Europa del Medioevo nasce innanzitutto in noi che per mezzo secolo ci siamo dedicati allo studio di questo popolo affascinante, dalla fondata esigenza di rimuovere alcune non belle ricostruzioni lontane dalla realtà sull'antico popolo d'origine nordica dei Normanni, e nello stesso tempo di capire le ragioni, la consistenza e i motivi che ne favorivano la rapida espansione nel nord Europa, nella Francia settentrionale, nell'Inghilterra, nell'Italia meridionale e nelle lontane terre della Russia, nell'Ecuador e a Costantinopoli. E per fare contento Papa Francesco posso dire che nelle coste dell'Argentina meridionale sono state trovate varie vichinghe e lo hanno accertato, esperimenti con carbonio 14 radioattivo. Molto comunemente i Normanni sono pensati come un popolo di forti audaci guerrieri, noti più per il loro valore e per le loro conquiste militari che per la loro capacità di influire sul tessuto sociale, culturale e storico dei territori conquistati. Contrariamente a queste descrizioni alquanto suggestive, i Normanni oggettivamente e indiscutibilmente dimostrarono di possedere, come tutta la loro avventura storica dimostra, oltre al valore delle loro spade, grandi capacità di adattamento,
straordinario senso politico, elevate capacità amministrative e di governo, notevole lucidità nei loro programmi e grande astuzia nei loro disegni di conquista, acuta e pronta intelligenza per intuire, capire e governare gli eventi storici immediati e futuri, felice lungimiranza nelle scelte delle loro alleate e delle loro parentele, eccezionale capacità di legiferare, interpretare e fare rispettare le leggi emanate, tanto da essere appellati i romani del nord. E così dall'inizio in Europa alle prime forme di uno Stato moderno, pertanto codificando un tipo di organizzazione statale e politica di sorprendente modernità. Ecco perché ci siamo occupati dei normanni. Non è una storia che non serve, è una storia, un esempio che ancora oggi va vissuta, ancora quello che loro hanno scoperto va vissuto, va rielaborato da noi, se vogliamo continuare ad esistere. I normanni ancora hanno portato nel Medioevo italiano l'esperienza cavalleresca con il suo corollario di valori morali, religiosi, sociali, etici ed estetici. Hanno fatto nascere ed attuato, spesso migliorandoli, gli istituti, le norme, le consuetudini feudali che loro avevano assimilato nella terra di Carlo Magno e di cui avevano sposato le figlie e le abitudini. I normanni hanno utilizzato per ben governare i vantaggi dello Stato monarchico con il suo corollario di ordine, stabilità, correttezza amministrativa e una quanto mai encomiabile certezza del diritto. Pace, quindi benessere e commerci, tutti fattori allora non conosciuti nel mondo comunale delle piccole signorie, sempre in eterna lotta tra di loro. I normanni, dopo tante lotte, riuscirono a liberare il Mediterraneo, altra grande conquista, facendolo diventare un mare cristiano, da mare musulmano che era prima della loro venuta. I normanni, esperti e audaci navigatori, crearono e resero fronte il più grande sistema commerciale mai conosciuto, con scambi e commerci intensi tra tanti e tutti i paesi europei che interessarono anche molti paesi arabi, russi, asiatici ed altre province molto lontane. Il fiorire di questo sistema commerciale fece pervenire in molte città meridionali come Aversa, chiamata la Tene del Sud, perché fu la prima signoria normanna che fondarono i Drengò, quelle che poi vennero a San Lorenzo, per capire, perché San Lorenzo questa cosa non la sa, come non lo sa il territorio di dove ci troviamo. Tutto documentato. Fu chiamata la Tene del Sud, Aversa, Capua, Napoli, Bari e Messina, soprattutto Palermo, una ricchezza e una prosperità mai conosciuto prima, mentre dalle grandi porte della Normandia le mercanzie e le merci raggiungevano le rotte più lontane del mondo. I normanni, sempre utilizzati con l'aiuto dei loro esperti consiglieri, perché erano bravi e intelligenti, però non stronzi da fare tutto da soli, come oggi fa il politico, si scelsero i migliori consiglieri arabi, bizantini, delle gente che sottomettevano, perché così traevano maggiore linfa, maggiore cultura, maggiore organizzazione. Erano molto intelligenti. E formarono una composizione organizzativa con gli arabi, con i bizantini e con i greci, armonica e funzionale, come un trionfante arcobaleno a cui, stupefatti e ammirati, si accostavano gli stessi sconfitti. Le imprese politiche, poi, succedevano a delle conquiste commerciali. Nel 1100, sentite tremate, nel 1100, quando il Commonwealth fu fondato con la Nuova verso gli anni 50-60, loro avevano fondato una specie di Commonwealth, in quanto la loro diretta egemonia territoriale, commerciale e politica e la loro moneta unica, che forse voi non sapete, la più bella moneta normanna, si coniava a Mileto. Tant'è che il mio paesano amico Leone da Lecoci, quando dice la Calabria ha avuto l'olivo, le viti, le sole, le cose belle, l'altro monte, ha avuto la zecca di Mileto, perché era la zecca migliore dei normanni, la usavano in questo comune che riguardava il Galles, la Normandia, l'Italia meridionale, la Sicilia, la costa Ramad, fino all'Antiochia e Orantes.
cioè il grande patto storico della creazione della prima dinastia normanna di Aversa e di Capua, per merito del Longo, il grande nato di questi, di San Lorenzo, che ebbe come corollario ineludibile la successiva creazione del regno normanno di Sicilia, espressa a loro volta alla vita del Mezzogiorno d'Italia, che sarà poi storia europea. E qua nessuno pensa che la storia europea nacque di ritorno da noi poveri calabresi. Perché? Sul finire dell'XI secolo, e dopo tutto che i normanni baciarono la religione cristiana, essi furono tutti battezzati. Rodone si chiamò Roberto, e in questo stesso periodo, come dice Guglielmo di Puglia, l'insediamento dei normanni nell'area meridionale è stato deciso dal sovrano onnipotente. Non sono più i barbari, i preti adesso, i monaci, le abbazie cantano le laudi ai normanni, per cui dicono a Guglielmo di Puglia, quello che io il libro avevo a 5-6 anni, e mio padre diceva no, quello che è una cosa importante. È stato deciso dal sovrano onnipotente che presiede alla successione dei tempi e dei segni. Goffredo Malaterna, un altro monaco molto importante che scrisse la storia pure dei normanni, dice che questa era un'alleanza simile a quello che in altri tempi aveva stipulato con Abramo, con il popolo di Abramo. Lo storico amato di Monte Cassino e priore dell'abbazia di Monte Cassino, nella sua grandiosa storia dei Normanni, che è bellissimo, ve l'ho riassunta io in maniera scientifica, nella grandiosa storia dei Normanni, il cui protagonista fu il grande Riccardo Drengo, principe di Capua, antenato di quelli di San Lorenzo, e manco lo sanno, insieme a cognato Roberto il Guiscardo d'Altavilla, duca di Puglia e di Calabria, sosteneva la giusta volontà di Dio di affidare la terra d'Italia ai Normanni a causa della perversione di quelli che l'avevano finora governato. Questa è la chiesa ufficiale. Il conquistatore normanno veniva quasi universalmente presentato come il popolo eletto. È molto significativo, come ancora oggi, stati moderni, come per esempio gli Stati Uniti d'America, vedete che parlando e leggendo questo libro quante cose ci vengono fuori, l'eredità culturale e le soluzioni riguardanti la complessa società etnica del tempo e del regno normanno riescono a attrarre l'interesse di molti studiosi, ricercatori e politici, oggi americani. E come l'acuta sensibilità e l'attenzione delle popolazioni oggi affitte dalle problematiche dei rapporti e dell'integrazione, state vedendo alla televisione quello che è successo in questi giorni tra bianchi e neri, l'avete visto proprio di oggi, ieri, dei rapporti e dell'integrazione tra gruppi socioculturali e razziali diversi verso episodi di avvenimenti simili e compatibili della nostra storia passata. Cioè gli studiosi americani si stanno studiando molto bene quello che avevano fatto i normanni mille anni fa per cercare di risolvere i loro problemi razziali di oggi, ieri, la televisione l'avete vista in questi giorni. E quindi sapere e conoscere i normanni significa poter portare una soluzione ai problemi che oggi vive l'Europa. Se ne sono dimenticati tutti quanti. Nelle corti normanne di Aversa, Capua, Melfi, Ariano, Londra, Palermo, come Antiochia, fiorirono gli studi, l'arte, l'architettura, inimitabile fu quella monumentale, le leggi, le scienze e la letteratura cavalleresca e romantica dell'epoca. Chi va a pensare adesso a quello che vi sto dicendo? Chi si legge questo libro, che è qui questa sera, e qualche studioso che ha avuto qualche flash, ma non è documentato come siamo documentati noi. Il regno, vi leggo questo capitolo, in attesa, su richiesta proprio di questa intelligentissima presentatrice. La montagna, la stronotte e la canzone dei Normanni.
E quarta cosa, il regno fondato dai Normanni nell'Italia meridionale, guardate che questo documentario, io le ho trovate queste carte, le ho trovate a Chantilly, al castello e alla biblioteca del principe di Condé, l'ho trovato a Caen, l'abbiamo trovato, e ringrazio ecco, ancora pubblicamente mia moglie che ha insegnato sempre lingua e letteratura francese e mi ha seguito per l'Europa a tradurre, mangiando panini, facendo orari impossibili, facendo spese impossibili perché io ho fatto il medico in maniera molto pulita e quindi avevo pure una famiglia da mantenere, però tutti questi viaggi, queste spese mi distruggevano, però le abbiamo fatto. Noi facciamo un progetto molto. Allora, il regno fondato dai Normanni all'Italia meridionale presenta aspetti di particolare interesse, anche per quanto riguarda il ruolo e la funzione da essa attribuita al confine meridionale, e ben visto la presentatrice, nel loro regno c'è la Calabria, ed in particolare la montagna dello Spromonte. I Normanni, grandi condottieri e strateghi, individuarono subito e ribadirono la valenza strategica e militare e il particolare interesse politico della Calabria, e in particolare della montagna dell'Aspromonte, che rappresentava il confine continentale estremo a sud del regno. Esso fu inteso dai Normanni come la porta del Mediterraneo ed il confine più importante dell'Europa e quindi il cuore dell'impero e pertanto la chiave di stabilità del loro regno e dello stesso impero. Questa è la Calabria, maltrattata sempre. In rapporto soprattutto con i nemici islamici e bizantini. La grande intuizione dei Normanni troverà purtroppo la verifica nei secoli successivi con i continui saccheggi islamici e turcheschi sulle coste di Calabria. La grande importanza strategica dell'Aspromonte era in parte già conosciuta in quanto questo era il luogo dove gli eserciti franchi e non solo si riunivano da tutte le parti d'Europa fin dai tempi dei cavalieri di Carlomagno. Ed allora la Calabria, soprattutto l'Aspromonte, con la sua montagna, ebbe un posto particolare, oltre che nella mente e nel pensiero dei Normanni, anche nel loro cuore e nella loro anima. Perché ad essi, da essi venne riconosciuto come un luogo simbolico di miti e leggende, di fate, di draghi, di misteri, magnifico per i suoi ideali eroici e prorompente per la sua bellezza naturale e lussureggiante per la sua vegetazione. Non è poesia, adesso vi spiego perché. Rigoglioso per i suoi pascoli eccellenti e illuminati dal sole, loro scelsero il regno del sole perché le brume nordiche alla fine non facevano male, infatti c'è un'ereditarietà per malattie artrosi, artritiche, perché questi abitavano negli ghiacci. Quando vennero qua da noi si ristorarono col sole che abbiamo. Per il loro ferace terreno, sul quale scorrevano libere fonti di acqua pulita e salutari, e dal quale si potevano godere le meravigliose visioni di mari azzurri, di coste da favole e la poesia, ma vedete quanto servirà ora. Le fantastiche ammalatici vedute del mare dello Spetto, perché era la dimora della fata Morgana, sorella di Re Artù, aveva a che fare con le cavallerie, non sapeva che della fata Morgana, il fenomeno della fata Morgana è dovuto al Reggio, perché c'era nelle coste vicino Bova, era il regno della fata Morgana, la sorella del grande cavaliere, quella della tavolotà, la donna Re Artù, che dall'alto della montagna sembra un fiume dello stretto, lo stretto, se voi andate dalle Anzille, andando al mare, ove mettete la Santa Niceto, il castello di Santa Niceto, vedete scorrere a un certo punto lo stretto di Messina come un fiume. E quindi questo ricordava ai poveri Normanni i loro fiordi meravigliosi, solo che i loro fiordi meravigliosi sono meravigliosi per un mese l'anno, poi sono coperti da neve e uggiose nebbie. E loro qui si riconoscevano, rinascevano, ma rinascevano anche nella cultura delle cavallerie. E che cosa successe? Che come i cavalieri di Carlo Magno ne scelsero i Pirenei per la loro chanson de geste,
cavalieri normanni scelsero questa meravigliosa terra dove venivano i cavalieri di Carlo Magno, già conquistata da Volante, il capo arabo che loro cacciarono via, e fecero la loro chanson de geste. Chanson de geste, in questo luogo simbolico e in questo suggestivo teatro storico, non è solo bella, perciò vi dico, attenzione, parliamo di bellezza, ma non per fare i poeti, per fare gli storici, perché la bellezza ci salverà. Così dicono oggi i nuovi medici delle civiltà future, la bellezza ci salverà. E in questo luogo simbolico, e in questo suggestivo teatro storico, geografico e politico, che trova la culla e la nascita, il poema epico dei Normanni. Non la fecero in Normandia, non la fecero in Norvegia. Quando vennero qua, noi, nel Regno del Sole, incominciarono a ragionare ancora meglio, fecero la chanson de geste dei Normanni. Questo poco lo sanno. E andrebbe letto, questo libro è diffuso in altre sedi. Essa è la canzone di gesta composta da un trovero normanno tra il 1187 e il 1190, che intese esaltare la vocazione cavalleresca e la potenza guerriera dei Normanni. Poiché i Normanni si consideravano gli eredi di Carlo Magno, il trovero volle creare nella montagna della Spromonte il corrispettivo delle montagne dei Pirenei interessate ai cavalieri di Carlo Magno e dei suoi paladini, come alternativa e concertare alla celebre canzone di Rolando, che poi Rolando era una canzone francese, in Italia si chiamò Orlando, nella quale Orlando era morto suonando l'olifante nelle montagne dei Pirenei. Come tale l'Aspromonte ebbe il privilegio, sentite questo, di essere protagonista della saga dei Normanni del Sud, e di rappresentare lo scenario di una canzone di gesta e della Spromonte, che superò di molto, sia per le geste dei Normanni, sia per la bellezza della Spromonte, la chanson de geste dei paladini di Carlo Magno. La Calabria e la Spromonte diventarono il cuore dell'Europa. Come? I Normanni si imparentarono con tutte le case regnanti dell'Europa a quell'epoca. Non c'era casa regnante che non volesse avere sangue normanno, anche non conoscendo le leggi di Mendel, che vennero molto tempo dopo, loro già sapevano questo discorso, e si imparentarono con tutte le case regnanti e per cui i parenti della Spromonte, che avevano scritto questi chanson de geste, mandavano in giro per tutta l'Europa la loro chanson de geste, con centro che costa la Calabria e la Spromonte. Altro che Bernardino, queste sono cose venute. Qua abbiamo la vera storia dell'Europa, perché l'osso, la formatura, l'anima, che oggi anche Papa Francesco evoca per l'Europa, la fece i Normanni e poi la persona sta facendo. O quegli spagnoli, Dio mio, come siamo arrivati. Allora, la canzone della Spromonte è considerata a ragione come uno dei più grandi classici della letteratura medievale francese. Di origine normanna, essa va intesa come la continuazione della famosa chanson de Roland, a sua volta preceduta dalla canzone di Roncisvalle, quello che cantava il padre di Rollone, Roosevelt, il cui nome veniva declinato come valore supremo, valore epico supremo. E successivamente fu la più importante fonte di ispirazione dell'Ariosto per il suo Orlando Furioso. Tant'è che questa canzone, la chanson de geste della Spromonte, si trova, e noi l'abbiamo trovata, nella biblioteca di Ferrara, dove il nostro Orlando Furioso, il nostro Ariosto, che non conosce mai la Calabria, che non si mosse poco da Ferrara, e dicendo, imparò a conoscere la Calabria. E poi diventò folle. Vi dico una cattiveria, ma potrebbe essere vero. Si dice che quando lui scrisse l'Ariosto, la continuazione della chanson del gesto dei Normanni, molti dicono che era un plagio.
E gli dissero, ma guarda, che questo era, lui la scrisse verso il 1400, ma guarda che c'era la chanson, la tua opera, che rappresenta tutta la tua opera. E pare che fosse uscito pazzo per questo, perché erano accusato di plagio, era vero. Ancora oggi il manuale di gesta, classico francese del Medioevo, Normanno, è conservato presso il Museo del Principe Condé di Chantilly. Perché io sono dovuto andare a Chantilly? Chantilly, le donne brave sanno che c'è una famosa crema, che si chiama Chantilly. I cavalieri sanno che a Chantilly c'è il famoso velodromo e il famoso campo ippico a cui andava. Io ho conosciuto di vista, seduto vicino e di passaggio Clinton, che di nascosto dall'America si faceva portare a Chantilly per seguire le corse dei cavalli. Perché Chantilly era un feudo degli Avenel Drengot della Neustria e gli hanno dato loro. E adesso mi collego e vi faccio un paragone, ma lei mi ha chiesto di parlare della Calabria. Adesso vi dico un'altra cosa importantissima, importantissima, che ha a che fare con questo fatto che vi dico. Siccome poi questi Avenel diedero questo feudo ai monaci di Monte San Michele, è stato creato dagli Avenel Drengot di San Lorenzo, il castello, che è una delle settime meraviglie del mondo, il castello di San Michele. Allora, questi poi, per farvela breve, siccome loro erano principi d'Aveno con il vicino, quindi questo territorio succedeva e si faceva capo a loro, sposarono l'ultima principessa Alencon, sposò un principe di Borbone e diede origine alla casa Borbone Condé. Io sapevo che avevano fatto una biblioteca tra le migliori, migliori di quella di Parigi. Andammo lì, alla fine di un congresso europeo per le malattie del fegato, io mi feci prolungare a mie spese il soggiorno e andammo lì con mia moglie a trovare questa famosa biblioteca. Allora ci fu una zelante bibliotecaria che mi disse, lei di dov'è? Della Calabria. Adesso le faccio vedere una cosa, proprio quello che cercavo io. Dico, che cosa mi fa vedere? Gli aspetti. Mi prende il libro, la chanson del geste, che c'è la copia in questo libro, c'è la copertina fotografata in questo libro, e mi dice, legga questa pagina. Dico, io ho sentito parlare, ma non ho mai avuto il piacere di averlo tra le mani. E così conobba Chantilly la chanson del geste, di Aspromonte. Vedete questo povero Aspromonte? Negletto e dimenticato. Che cosa successe di questo, di questa chanson di Aspromonte? Fu presentata a Messina, dove si riunivano tutti gli eserciti europei per fare la prima crociata, la seconda crociata, con Riccardo Cor di Leone, che voi non sapete che è un normanno, perché quando i normanni conquistarono l'Inghilterra, con Guglielmo il Conquistatore hanno fondato la prima dinastia dei re normanni d'Inghilterra. E Riccardo Cor di Leone era il 14° duca di Normandia e il 7° re normanno d'Inghilterra. E siccome il re di Francia, il re d'Inghilterra, i normanni avevano preparato tutti questi eserciti per fare la seconda crociata, perché fino alla seconda era giunto, dopo erano corsi d'occupazione. E a Messina fu recitata nel famoso Teatro Reggio, nella zona dove poi fu il Teatro Reggio distrutto dai bombardamenti, la chanson d'Aspromonte a tutti gli eserciti europei che dovevano andare per la crociata. Dice, le fonti raccontano che alla fine tutti gli eserciti si alzarono in piedi osannando l'autore e scegliendo la chanson del geste
come la propria pedagogia cavalleresca, la pedagogia cavalleresca degli eserciti normanni ed europei, nacque in Aspromonte e fu collaudata a Messina da tutti gli eserciti che si trovavano riuniti lì, da Cesare Augusto a Filippo, a Guglielmo, a Riccardo Giacomo. Questa è la nostra modesta storia, di voi che siete presenti, noi siamo qua a raccontarla. Ma questo libro, io, se chi ha, scrive per la storia, non vuole le cose subito. Questo non l'ha detto nessuno, non l'ha documentato nessuno, tranne 50 anni della mia vita, che l'ha trovato documentato. Quindi queste sono cose che si vedono nel tempo. Non possiamo farlo subito, però le prossime cose ci daranno più spazio. Allora, l'area di diffusione della canzone fu enorme all'epoca, in tutta l'Europa, anche attraverso la moltiplicazione dei tovieri, che all'epoca non c'era la televisione. C'erano i tovieri che andavano nelle corti a raccontare le cose. E dei cantastorie in tutte le corti europee. E i codici furono inviati e si trovano ancora oggi in Francia, in Normandia, a Londra e in Inghilterra. Non si trovano soltanto i fatti cattivi della nostra Calabria o di quello che succede nella Spromonte. Si trovano i testi sacri della chanson del genere della Spromonte, nelle varie biblioteche nordiche, francesi, norvegesi, inglesi. E tutto questo, adesso voglio, quando sono cose che sono così, che cosa succede? Succede che diventa cultura di popolo, cultura dei bambini. Ma avete mai visto un carretto siciliano con quei disegni? Quella è la chanson dei gesti della Spromonte, che i siciliani hanno portato a Palermo, da la Spromonte, alla chanson dei gesti di Spromonte. Quando a un certo punto mi raccontano, e voi, tu forse che hai qualche anno come me, subito dopo la guerra non c'era la televisione, una volta alla settimana venivano i teatrini dell'opera dei pupi che ci raccontavano i famosi i duelli tra Orlando, Rinaldo, il cane di Magonza, Agolante, tutte queste cose qua. Questa era la chanson della Spromonte che colpiva i bambini e le anime più nobili che c'erano, i veri cristiani, i cristianoni di una volta. A Reggio c'era Don Natale. A Reggio? C'era Don Natale. Sì, erano bravissimi, ce n'erano due regini e tre palermitani, che erano i super bravi, non so, al mio pupari. Al mio paese, Palme, dove io sono nato, venivano una volta alla settimana e si facevano, come oggi Juventus su internet, c'erano quelli con Orlando e Rinaldo, poi si ubriacavano e si prendevano a coltellare. Per cui era poi invito noi bambini a avvicinarsi all'opera dei pupi, perché alla fine finiva a condannare. Quindi per dire quanto i normanni siano nella nostra terra, nella nostra anima e nelle nostre cose. Una piccola precisazione, alle 18 inizia una nuova presentazione, quindi allora, dovremmo andare a conclusione. Allora, ma quali furono le caratteristiche più importanti e quali le qualità più peculiari di questo popolo di barbari geniali? Così li ha chiamati un grande storico francese, che resero possibile la loro epopea nell'Europa medievale. Essi, la guerra era una cosa importante, si viveva per la guerra, questi erano i tempi, e via dicendo, dal re all'ultimo cavaliere doveva fare la guerra, se no non resistevano. Le più alte incarnazioni del genio guerresco europeo, così furono definiti i normanni, più degli stessi eroi omenici. Le battaglie d'Estima, Civitate, Cerami, ancora oggi, come vi dicevo poco fa,
sono le più celebrate del mondo e ancora oggi vengono studiate in tutti i collegi militari, l'Accademia Militare del mondo. Se andate in Germania, in, non solo in Germania, ma se andate a un certo punto a Tokyo, l'Accademia Militare fa studiare la battaglia di Est. Allora, perché erano tanti bravi? Perché avevano un'anima, avevano dei valori, credevano in qualcosa. Uno dei valori principali era il concetto di meritocrazia normanna, che ben ha individuato la dottoressa Reggio, senza la quale è inutile oggi che al tempo delle lezioni dice noi faremo la meritocrazia, ogni volta la pappardella che ci dicono che non veniamo fatti. Mi sto spiegando. Allora, il comportamento politico delle norme di vita dei normanni fu precursore di questo discorso. Anche in questo campo furono grandi precursori. Fondamento essenziale era la loro nobilitas. Era il concetto della dignità dell'uomo. Modernissimo, oggi parliamo di dignità. E l'ideale del loro status fu la dignità, base del valore e dell'onore individuale e fonte di quello che un giorno, nei secoli futuri, oggi chiameremo dignità umana. Per la gente normale, ognuno possedeva una dignità propria dell'individuo e caratteristiche della propria famiglia. Insomma, aveva anche i propri diritti. Ma più ancora che nella nascita e nella discendenza, l'aristocrazia normanna veniva ad essere rappresentata da quanti si erano distinti nel merito politico, amministrativo e religioso e in quello che ognuno era riuscito a compiere per il bene della cosa pubblica e del principato, oggi diremmo per il bene comune. Al più intrepido alla guerra veniva data l'organizzazione militare e il feudo veniva data al più capace. Se noi oggi facessimo così, invece di dare il voto a Primo Sciancato che ci racconta queste vie, e noi la daremmo a chi se lo merita, a chi porta i nostri interessi, a chi ci fa cambiare vita, noi, con lo spirito normanno, abbiamo a che fare. L'abbiamo perso e non meritiamo niente, perché il normanno diceva, non ti do manco la proprietà, perché non la sai manco difendere, non ti do manco il voto, perché non lo sai manco dare. Malgrado l'importanza, sentite queste parole che non le sentite da nessun'altra parte, lo leggerete sul libro. Malgrado l'importanza che all'epoca veniva data un'ascendenza elevata, la società normanna si fece modernamente interprete e portatrice della convinzione che la nobiltà non fu mai un'aristocrazia di nascita, ma essa fu intesa molto autenticamente come nobiltà di rango, dedicata al compimento dei propri doveri, basata sul merito personale e nel servizio della cosa pubblica, rinnovata infine negli ideali cavallereschi e se più presenti e propugnati dalla Chiesa stessa. Al di là della discendenza nobiliare e al di sopra del diritto di nascita, l'aristocrazia normanna si fondava sul merito, sul servizio, sulla qualità e sulla dignità personale e pertanto l'organizzazione politico-sociale fu profondamente permeata dal concetto di meritocrazia normanna che non sanno i nostri politici che cos'è e noi non lo sappiamo neppure perché ci affidiamo a persone che non meritano il nostro voto, la nostra delega a rappresentarci. È male il freno alle elezioni. Allora, concludendo, quali sono i motivi di questa coperma? Punto primo, l'assoluto rispetto e il riguardo per i valori meritocratici personali. Senza questo non si può andare alla società. Insieme alla prestanza intellettiva del tipo fisica, e lo rendono con coraggio, ma loro avevano un'altra cosa. Il rispetto della legge e della loro applicazione. Senza legge non ci può essere Stato, senza Stato non siamo niente,
siamo una massa di moscerini che ci portano a destra e a sinistra e via dicendo. Noi dobbiamo riscoprire i normanni, i valori dei normanni, per cercare di capire, di difenderci, per cercare. E questo lo dice, io lo dico insieme a Papa Francesco. Per quanto riguarda, ve l'ho già detto, i normanni individuarono nella individuarono il pericolo che lo stesso Stato correva nella corruzione e misero la pena di morte e soprattutto al giudice che si corrompe, che si faceva corrompere, non veniva data la possibilità neanche di avere la casa del re. Allora, pizze e mazzette le hanno fatte così. Hanno scritto le famose Assisi, che oggi sono il nervo costruttivo della nostra Stato di diritto, e l'altra grande scoperta normanna, che non bastava fare le leggi, le inseguivano per vedere come si applicavano. E allora sì che vale la pena. Oggi si fanno la legge, te la scodellano, nessuno la osserva, che mi prende in giro. Adesso ci avviamo alle conclusioni. Soltanto 5 minuti, ma vale la pena di sentire. La presenza dei normanni nell'Italia meridionale non fu solo conquista di un territorio e una liberazione dai bizantini, longobardi e musulmani, è stata anche una testimonianza di grande civiltà capace di unire razze e popoli diversi, dando vita a una singolare e straordinaria civiltà mediterranea. Non abbiamo avuto dopo i normanni una civiltà mediterranea. Latini, bizantini, arabi, normanni fondono usanze, tradizioni, storia e cultura per il bene del Principato, garante con le sue leggi di convivenza, di rispetto della persona, di libertà e di sviluppo sociale, economico ed artistico. In tutto il Mezzogiorno d'Italia, da Capo a Metti, da Pari a Palermo, la civilizzazione normanna diviene un grado di esprimere con l'idea dello Stato e l'idealità della cultura, una moderna, attuale concezione politica, una coinè spirituale, confermando un sistema di volto al rispetto della persona e alla crescita del bene comune, come diremo oggi. Di questa nuova realtà sono testimoni, oltre gli scritti letterari del tempo, le leggi, le assise, le opere architettoniche e artistiche disseminate nell'Italia meridionale e soprattutto nella Sicilia, nelle quali la forza normanna e latina si fuse con il misticismo bizantino e l'immaginazione araba. L'arte normanna suscita stupore per la bellezza dei manufatti in ferro, in argento, in oro e soprattutto in avorio. Non so se avete visto i lavori normanni d'avorio. Ma la magia dell'arte normanna viene svelata nella visione quasi onirica delle abbazie, dei conventi, delle cattedrali, dei palazzi, nei castelli e nelle fontane zampillanti dei giardini che raccontano le meraviglie del creato. Le opere monumentali normanne sono tra le più significative della civiltà medievale. Esse narrano l'incanto e il trionfo dell'incontro di intelligenze diverse, esprimono il dialogo di fedi differenti, dei diversi linguaggi dei romani e dei bizantini, degli arabi del Maghreb e della Siria, dei normanni inglesi e francesi che celebrano la forza unificante della bellezza in una magica fusione di stile e di culture in un magnifico arcobaleno quasi a comunicare al mondo che la bellezza sociale. Adesso concludiamo la lunga cavalcata dei cavalieri normanni d'Angò, i quali nell'arco non breve di circa 1000 anni percorsero tutta l'Europa, la ghiacciai scandinava della Mora, i dai laghi sacri norvegesi del Vavaland, ai boschi Avanelli in Normandia, fino alle perte delle terre del sole del Mezzogiorno d'Italia. Adesso vi voglio dire che pertanto questo adeguato e effettivo approfondimento di una fase della storia europea attraverso un'attenta rivisitazione di documenti e testimonianze costituiscono e rappresentano un doveroso e degno omaggio ed un sublime atto di amore alla moderna Europa, quanto mai bisognosa di valori e di radici che rinforzano la sua coscienza unitaria nel magma della sua storia, al momento alquanto stanca ed assonnata e stremata dalle lotte per le sue profezie della verità mercantile.
allo stato attuale dell'Europa appare senza cuore né anima, senza fede, in presenza di una cultura dominante che mette al primo posto l'apparenza, cioè tutto quello che è superficiale e provvisorio. Un'Europa in cui il dato più caratteristico è la sua secolarizzazione, dove gli individui, come dice Papa Francesco, corrono il rischio di avere una tristezza individualista sempre più isolata, anche a volte in mezzo a una grande quantità di beni di consumo, vivendo stili di vita nei quali l'individualismo può contagiare l'universo mondo. Le radici del vecchio continente rischiano così di farcire l'egoismo. L'Europa così come è non ha futuro. E ancora, come ultimamente osservato Papa Francesco tra i poveri di Sant'Egidio, cioè Stevere, l'Europa è stanca. Il vecchio continente dobbiamo aiutarlo a ringiovanire e a trovare le sue radici, perché quando una società perde le sue radici e la memoria, essa è finita. L'Europa deve trovare la propria anima, la consapevolezza della sua realtà, la coscienza del proprio essere, deve ritrovare i suoi valori che stanno evaporando dietro le logiche mercantili succubi della speculazione finanziaria e del nazismo monetario. I poveri e la comunità esistono se riconoscono della comunità, altrimenti non sono altro che delle masse e degli agglomerati inerti dalle leggi fisiche, concettuali e mercantili. Se il mondo orientale oggi appare più forte e vincente, è vincente perché il mondo orientale ancora ha un'anima. Noi, la risposta necessaria dall'Europa è fermare il suo declino. Dipende sempre più dalla capacità di riportare l'anima al centro della vita dei singoli e delle comunità. La sapienza dell'anima è il bene più grande e più prezioso sul quale la comunità europea deve contare. Grazie Saverio Abrenauri, ci ha consentito di iniziare il ciclo di presentazioni della rassegna Merito Libro Aperto, lasciatemelo dire in maniera superba. E grazie alla casa editrice La Rondine. E un ultimo solo accenno, nel libro I Normanni troverete anche un riferimento alla tragedia degli Alberti e qualche documento dell'opera realizzata da Angelo Fazio, Amore e Morte. Grazie. Grazie dottor Abrenauri, al quale do un piccolo pensierino che è fatto da uno dei nostri sponsor, Francesco Malaspina, ed è dell'essenza di bergamotto e anche di umorale, esatto. Questa è per la nostra sorella Anna Maria. Anna Maria, sì, sì, e questa è per la carta di Gianluca. Grazie.